Sono Yousef Handouna, sono di Gaza. Sono arrivato qui in Italia per una missione di lavoro qualche settimana prima del 7 ottobre, lasciando ovviamente la mia famiglia tutta là nella striscia di Gaza, tutti i colleghi, tutti gli amici, oltre a 2 milioni e 3 di persone che vivono attualmente sotto le bombe. Mi domandavo, venendo da Rimini verso Roma, perché sto venendo qua. Sto venendo qua perché sto cercando disperatamente una vita per i miei familiari, per i colleghi, per gli amici e per tutti i civili che sono nella striscia di Gaza, che soffrono di tutto, di più. È una situazione che non si può immaginare. Anch'io ho vissuto sotto le bombe varie volte a Gaza, ma faccio fatica a credere ciò che mi raccontano. Quello che sta succedendo veramente è terribile, lo chiamano come il giorno del giudizio a Gaza. Non hanno mai visto una cosa del genere. Ecco, sono qui anche a cercare un futuro. Ma non sappiamo se ci sarà un futuro per più di 1 milione di bambini che vivono attualmente sotto le bombe, che si domandano tutti, stupiti, dov'è il mondo da tutto ciò? Anche mia mamma mi dice, non sei in Europa, dove c'è la democrazia e i diritti umani? E ne parlano di noi. Mia mamma che è fuggita da Ashkelon 75 anni fa assieme ai suoi genitori, andando nella striscia di Gaza a vivere come rifugiata, che adesso è sottoposta ad essere di nuovo rifugiata in un altro posto. I numeri non sono numeri, sono persone. La mia collega che l'hanno tolta qualche giorno fa da sotto le macerie, viva, ma ha perso tutta la sua famiglia, e dice, non so se sono fortunata o la mia famiglia è più fortunata di me. C'è l'altro collega, Osama, che è una persona con disabilità, chiedendo a lui come stanno, dice, siamo sfiniti di sopravvivere alle bombe. Non riusciamo più. E così tutti non riescono più. Perché stare sotto le bombe, che significa? A Gaza stare sotto le bombe vuol dire attendere il tuo turno. Questa è la verità. Perdere ogni speranza. Ai tempi del Piombo Fuso, mi ricordo, giravo per l'Italia, partecipavo a tutte le iniziative e continuavo a dire agli italiani e a tutti, la nostra speranza siete voi. Ora non sono più in grado di dirlo, perché la speranza non c'è, non si vede. Siamo arrivati ad un livello di ingiustizia a cui non siamo mai arrivati nella storia, e questa è la verità. Signori, dicevo fuori, porto tanta rabbia dentro di me e molta tristezza per il livello a cui siamo arrivati. Addirittura bisogna combattere, bisogna cercare tutte le evidenze per poter dire gli esseri umani sono uguali. Non riusciamo neanche a dire questo, e per poterlo dire bisogna dimostrare e bisogna fare uno sforzo enorme. È la domanda che fanno tutti i palestinesi che si trovano adesso in Palestina, non solo a Gaza, in tutta la Palestina. Perché il sangue di un bambino palestinese debba valere sempre di meno rispetto ad un altro bambino in un altro posto del mondo? Per quale motivo?
E soprattutto la domanda attuale, che davvero la fanno a Gaza? Quanto è il numero di morti a cui dobbiamo arrivare per fare fine di tutto ciò? Che cosa deve succedere ancora? Non c'è niente. Chi non muore per la bomba muore per mancanza di medicina. Anzi, i feriti negli ospedali. Avete sentito tutti, bisogna evacuare anche gli ospedali. Quindi i medici devono decidere di uccidere le persone che possono con qualche miracolo magari salvarli. Adesso non c'è neanche il modo di salvarli. E dove siamo arrivati? A che livello siamo arrivati? Io che vengo come lo chiamate voi, il mondo terzo, ve lo chiedo, sì, il terzo mondo, ve lo chiedo. Per fortuna non più. Cosa bisogna fare? Non so, cioè, sono veramente molto perplesso, addirittura parlare di tutte queste vittime che non hanno nessuna colpa, uno rischia in questi giorni, cioè folle, rischia di essere accusato di essere a sostegno del terrorismo. Perché? Stiamo parlando cioè, non voglio ripetere i nomi, sono persone, sono miei familiari, li conosco, sono miei colleghi con cui ho lavorato tutti i giorni, stanno morendo sotto le bombe e nessuno sta dicendo niente. Cioè, questa è la cosa folle. Sono sottoposti, cioè, vivono la morte ogni giorno, ogni notte. Hanno paura che arriva la notte. Si lamentano tutti. Piangono tutti. Quando arriva il buio, hanno paura. Sotto le bombe si fanno le scelte anche terribili. Tipo il mio collega Khaled, che ha scelto che una persona con disabilità non può assistere i suoi figli in caso di emergenza. Ha scelto di lasciare i suoi figli da una parte e lui sta da solo alla casa, perché mi dice: Youssef, diciamoci la verità, fanno fatica le persone senza disabilità a sopravvivere, figurate a me, non posso scappare, almeno i miei figli li tengo da un'altra parte. Così si vive, ma cioè, non si può mai descrivere come se sta sotto le bombe. Nel 2014, dal 2014 non riesco a perdonare me stesso fino a questo momento perché non sono riuscito ad aiutare mia figlia sotto le bombe. Non sono neanche riuscito ad abbracciarla. Solo una volta l'ho abbracciata. Quando l'ho presa scappando. E dopo non riuscivo a guardarla neanche negli occhi. Fino a questo momento sto vivendo questa colpa. Figuriamoci tutti quelli che non riescono ad aiutare i loro figli. Abbiamo visto tutti i figli, tutti i bambini, anche quelli che sono sopravvissuti al bombardamento nell'ospedale. Qualcuno mi può dire che futuro avranno? Che vita faranno? Io sono stato picchiato dall'esercito israeliano durante la prima intifada, mentre tornavo dalla scuola da bambino, e ancora nessuno mi ha dato una risposta perché quei soldati mi hanno picchiato. Non ho la risposta ancora. Figurati, chi potrà mai dare una risposta a questi bambini perché sono rimasti senza familiari? E perché sta succedendo tutto questo? Signori, qua stiamo parlando di banalità, non stiamo parlando, non ci vuole la scienza, non ci vuole la matematica per poter dire che ci sono i civili che muoiono. No. Quello che è successo nell'ospedale, quello scandalo che sentiamo, colpa di chi, non è l'unico episodio. Nessuno ha parlato mai delle case. Si bombardano solo case attualmente a Gaza. Tutti i miei fratelli hanno perso tutte le loro case. Tutti. Si bombardano le case senza distinguere.
Le persone muoiono sotto le macerie. E sono ancora sotto le macerie. Da giorni. E questa è la situazione. E non ce la faccio neanche a descriverla. E stiamo arrivando a questo. Mi domando, scusatemi, a prescindere se sono d'accordo o non sono d'accordo allo slogan, non è stato detto nel vostro paese io ti amo lì a casa loro? Abbiamo 2 milioni di persone che non vogliono lasciare la propria casa, vogliono stare lì, ma nessuno li sta aiutando a casa loro. E tutti mi chiedono, qualcuno dice qualcosa, mia sorella è andata in crisi con me al telefono, perché ha sentito una mezza notizia che si parla di un cessate il fuoco, quando ho detto a lei, no, non è vero, è andata in crisi, no, non lo dire, cerca bene le notizie, perché non hanno accesso alle notizie, io dall'Italia posso accedere, non ci voleva credere, perché non vuole credere. Dicevo, vogliamo solo respirare, basta. Mia collega Alam, che è una persona con disabilità, dice ieri sera, ma che ci facciamo con gli aiuti? Che ci facciamo col cibo? Se questi ci bombardano. Il problema non è solo, è importante far arrivare gli aiuti. Noi, meno male, abbiamo lavorato con tutte le ONG, abbiamo investito nelle persone, forse non abbiamo costruito tanto, ma abbiamo investito nelle persone. Io lo porto come un esempio di una storia di una cooperazione vera dell'Italia. Io ero un beneficiario più di 20 anni fa di Lilo Mary, ero un beneficiario dai progetti che ha implementato Edochied e altre ONG italiane, e sono diventato una persona che progetta per il proprio paese, implementa progetti e aiuta anche altri a crescere. Abbiamo fatto belle cose, abbiamo investito nelle persone, non chiediamo niente, chiediamo solo che le persone là restano vive. È stato distrutto tutto, va bene, però salviamo almeno le vite delle persone. Grazie.